Anche se declassato per potenza, Dorian continua a incutere paura sulle Bahamas, già duramente colpite dal devastante uragano, che si trova ancora sopra l'isola di Gran Bahama e procede molto lentamente verso la Florida, con venti fino a 200 km all'ora. Secondo un primo bilancio provvisorio annunciato dal primo ministro Minnis, sono almeno 5 le vittime nell'arcipelago e 13.000 le abitazioni distrutte, secondo la Croce Rossa di Freeport, città sull'isola principale, dove il livello dell'acqua nelle strade è arrivato quasi a 2 metri. I soccorsi procedono a rilento per via del maltempo e della difficoltà nel raggiungere le aree più colpite. I primi effetti dell'uragano si iniziano a sentire in Florida, dove il Servizio Nazionale Meteorologico registra venti sostenuti di 80 km orari e dove sono stati cancellati migliaia di voli. Siamo pronti, spiega questo residente. La mia casa è qui dal 1957. Nel caso peggiore ci sarà un'inondazione. La Florida, dunque, mentre procedono le evacuazioni nelle cittadine più esposte della costa, si prepara con il fiato sospeso all'eventuale arrivo dell'uragano dalla traiettoria incerta che potrebbe interessare anche Georgia e Carolina.